Cinzia mi ha chiesto di parlare di questo argomentino che non è niente semplice, nel senso che non è, cioè, entrare nel merito di alcuni di questi meccanismi è veramente molto difficile, perché gli interferenti endocrini sono poi delle sostanze chimiche fondamentalmente, per cui stavo dicendo che si parla un po' di questi interferenti endocrini, che sono, come vedete scritto, delle sostanze chimiche, sono parecchie sostanze chimiche utilizzate nella vita quotidiana, quotidiana e rilasciate nell'ambiente dall'attività umana. Quindi entrare poi nel merito di ciascuno di questi, per uno che fa il medico e non è abituato a fare il biochimico o altre cose, è un po' difficile, ma in ogni caso cercherò di spiegarmi nel migliore dei modi come posso. Hanno il potenziale di interferire con il sistema endocrino. Quindi sono sostanze che in qualche modo riescono a mettersi al posto degli ormoni, chiamiamoli così, a inibirli, a mimarli, a imitarli o addirittura a potenziare la loro azione. Nel mondo animale e umano, quindi a concentrazioni rilevanti dal punto di vista ecologico. Di circa 85.000 sostanze chimiche note, circa 1.000 sono riconosciute come potenziali interferenti endocrini. E comprendono, cominciamo a conoscerne un po' così come nomi, questi che sono plastificanti, ritardanti di fiamma, sostanze chimiche industriali come alchifenoli, metalli, diossine, inquinanti atmosferici, pesticidi, metalli vari, metalli pesanti, piombo, mercurio, arsenico, scusate, nichel e cadmio. Molte di queste cose che vi dico le ho prese da questa bellissima review che è stata fatta da Maria Elizabeth Street per un grosso workshop internazionale che si è svolto in Italia 3 anni fa, che riguardava proprio questo argomento. Quindi c'è di tutto, c'è di mezzo non soltanto gli interferenti endocrini, ma anche interferenti con altri meccanismi che, per esempio, che riguardano lo sviluppo del cervello piuttosto che lo sviluppo dei comportamenti postnatali. Solo una piccola frazione di questi però è stata studiata in modo approfondito. È una cosa che voglio anticiparvi, che ho fatto anche perché avevo già parlato prima con altri vostri amici qui di AFADO, nella sessione precedente. Soltanto una piccola frazione di questi è stata studiata in modo approfondito, e molte delle cose che io vi dico, che riporto, che altro, che non ho mai fatto studi di questo genere qui a persona, se non toccato appena appena problemi di pubertà anticipata e ritardata. E molte di queste cose che vi dico non sono cose che sono state provate. In realtà non ci sono ancora dei dati sicuri e concreti nell'uomo, se non nell'animale d'esperimento, traslati eventualmente nell'uomo perché ci sono delle segnalazioni, ci sono delle associazioni che fanno pensare che anche nell'uomo possono avere meccanismi simili a quelli studiati nell'animale esperimento. Qui ci sono delle definizioni di endocrine disruptors o interferenti endocrini. Direi che questa qui, la terza, è abbastanza completa: qualsiasi sostanza esogena in grado di interferire con la sintesi, la secrezione, il trasporto, il metabolismo, il legame recettoriale o l'escrezione di una sostanza endogena con azione ormonale, normalmente in grado di garantire l'omeostasi, quindi cioè l'equilibrio in generale e il funzionamento, il giusto funzionamento, normale sviluppo e la funzione riproduttiva di un individuo. Esempi, già un po' li abbiamo citati, ci sono questi preparati, che sono questi composti chimici di cui il precursore DDT, sono pesticidi che nelle nostre parti teoricamente non dovrebbero più esistere né in Europa né negli Stati Uniti, che possono interferire, sono interferenti endocrini riconosciuti e studiati. Piombo, ftalati, cadmio, che vanno a finire anche in prodotti di giocattoli per l'infanzia o cose che si usano per i bambini, perché sono dei morbidenti della plastica, sono dei plastificanti. Materiali di contatto che vengono a contatto col cibo, come per esempio le guaine di
trasparenti piuttosto che no, e questi sono per esempio il ftalato, il fenolo e il bisfenolo A. Ci sono dei materiali che si usano in elettronica e nelle costruzioni, ritardanti di fiamma, per esempio, ritardanti di fiamma che si usano per avere degli arredi ignifughi, e gli ftalati che vanno ancora, come quelli che ho visto prima, in prodotti che servono per non solo per l'igiene, ma anche cosmetici, oppure in preparati farmaceutici, per esempio confezioni farmaceutiche, tubetti e cose di questo genere, farmaci antibatterici e altre sostanze, per esempio, che sono negli abiti, nei vestiti, negli indumenti, perché hanno una serie di funzioni, per esempio antimacchia piuttosto che altre cose. Bene, facendo una rapida scorsa di questi, con i bisfenoli, i BPA, eccetera, eccetera, possono essere presenti in sostanze plastiche di tipi chimici, gli ftalati come ammorbidenti, negli imballaggi, nei blister dei medicinali, nei contenitori usa e getta, le diossine famose, il problema della diossina in seguito agli anni 70, che ha, ecco lì, effettivamente è stata un'invasione, nel senso che è stato raggiunto un inquinamento, quindi non è stata una sostanza che ha agito, come molti di questi qui si studiano, ha agito basse dosi sul genere animale, ma sul genere umano ad alte dosi perché ha inquinato, quindi processi di combustione. Eteri, bifenili polibromurati che possono essere utilizzati come ritardanti di fiamma o produzione di arredi in bottiture. Ancora gli idrocarburi policiclici, eccessiva cottura oppure combustione di sigarette, pipe e candele, pesticidi, setticidi e così via. Questi altri che sono tipo questo PFOS che può essere presente nei rivestimenti idrorepellenti o antimacchie in tessuti o nelle vernici, metalli, mercurio, piombo, arsenico, nickel, cadmio, leghe, quindi i metalli che si possono usare per tanti utilizzi quotidiani. Dove si trovano queste sostanze? Abbiamo detto, per esempio, nei giocattoli per l'infanzia con ammorbidenti plastici, per esempio, in contenitori che utilizziamo tutti i giorni per i cibi, per tenere i cibi, quindi, oppure farmaci, nelle siringhe stesse, nei tubetti dei farmaci, nei blister, vernici, materiali che servono per le costruzioni, cosmetici. Per esempio, negli smalti per le unghie ci sono delle sostanze che hanno effetti estrogenici e via di seguito. Quindi creme, saponi, profumati, altre cose. Quindi sono cose con cui veniamo a contatto praticamente tutti i giorni. E l'ampia diffusione degli interferenti endocrini si spiega con la loro presenza in varie categorie di prodotti che abbiamo visto. Quindi tutte queste cose qua sono cose che usiamo tutti i giorni ed è stato dimostrato che queste sostanze non solo vengono a contatto con noi semplicemente perché le tocchiamo, le usiamo, abbiamo i cibi, ma c'è un ciclo praticamente a livello di pianeta, chiamiamo così, per cui possono giungere al nostro organismo per via aerea, per digestione, per contatto. Questo schema è abbastanza interessante perché raccoglie un pochino quello che è il ricircolo di tutte queste sostanze nell'ambiente. Partiamo dall'atmosfera, quindi dalla fase di sospensione dei gas dell'atmosfera. Molti di questi interferenti sono sospesi nei gas dell'atmosfera e per processi fisici o chimici vengono per fotolisi e degradazione, vengono direttamente per un processo chimico a inquinare il suolo, oppure per processi fisici, come per esempio per semplicemente precipitazione, possono andare nel suolo o addirittura possono andare nelle piante, per cui poi le piante che sono i vegetali, noi li utilizziamo, noi li utilizza anche l'animale, il ruminante, la mucca, le pecore, noi che prendiamo i vegetali, e quindi arrivano al nostro organismo attraverso l'ingestione di queste sostanze. Ma molti di questi poi vanno nel terreno e vanno nelle falde acquifere, finiscono praticamente a livello di acqua del pianeta, vengono ingerite da organismi bentici che sono quelli che stanno praticamente alla base, sul terreno, chiamiamo così, dei bacini acquiferi o del mare,
vengono poi ingoiate da pesci, noi peschiamo il pesce e queste cose le mangiamo perché in parte le utilizziamo noi come alimenti, oppure per bioaccumulazione vanno a finire ancora a tornare nel suolo e poi possono volatilizzarsi ancora e andare a finire ancora nella zona appunto atmosferica. Quindi questo ricircolo è quello che ci riporta tutte queste sostanze. Possono legarsi, vi hanno detto, a recettori ormonali, attivando, bloccando o alterando la normale sintesi e degradazione che avvengono attraverso diversi meccanismi. Quindi possono portare segnali falsi, possono portare segnali assenti o segnali abnormi che possono quindi incrementare, modificare o inibire la normale funzione ormonale. E questa che studia la scienza, diciamo così, degli interferenti endocrini è una nuova scienza, nuova relativamente, nel senso che sicuramente negli ultimi 20 anni come minimo, nel senso che è stata studiata più approfonditamente, che però ibrida, multidisciplinare, quindi comprende non solo le bioscienze come la medicina, come la biologia, come la biochimica e così via, ma anche biologia dello sviluppo, l'ecologia, la biologia comportamentale, l'epidemiologia, la tossicologia. Quindi è una serie di, ci sono una serie di competenze che si associano, ecco perché non è facile, almeno per me, parlare di queste cose. Qui per esempio abbiamo come esempio il bisfenolo e gli ftalati, che per esempio in questo caso è già un interferente anche a basse dosi, rilevante dal punto di vista ambientale, perché può interferire con la differenziazione sessuale in modelli animali, anche con livelli di esposizione già dell'uomo. Quindi è possibile che queste inferenze possano essere portate poi al genere umano, anche se, ripeto, e questo lo dico per tranquillizzarvi subito, per adesso non ci sono dati concreti che possono fare pensare una cosa di questo genere, anche se possono esserci dei suggerimenti di tante cose che ci dicono attenzione, perché potrebbe essere che alcuni casi, per esempio, di sterilità più del maschio piuttosto che di aumento della varicocele, piuttosto che possono essere anche dovuti, che ci sono degli studi che hanno messo in rapporto questi fenomeni con più frequenti in alcuni paesi, con l'utilizzo di alcuni alimenti o sostanze che possono contenere gli interferenti. Ci sono state ricerche recenti sull'esposizione materna e conseguenze sul neurosviluppo, quindi, dicevo, non sono soltanto endocrini, ma vanno a finire anche a interessare una sfera che è molto importante, che è la sfera neurocomportamentale. E quindi, per esempio, qui abbiamo dei suggerimenti da questi studi che per esempio BPA e ftalati possono essere messi in associazione con alterazioni del comportamento emotivo postnatale, aggressivo, insufficienza cognitiva e addirittura il disordine di attenzione e l'iperattività. Quindi si è arrivati addirittura a pensare a delle associazioni con quello che è poi lo spettro più importante, che è lo spettro autistico. Vedremo, ci sono dei dati, non è il mio campo, quindi io vi riporto semplicemente quanto segnalato dalla letteratura, ma ecco, ci sono dei dati che possono far pensare anche a cose di questo genere. Ma quindi non sono solo endocrini, e quindi sul neurosviluppo e comportamento. Con meccanismi patogenetici di vario tipo, per esempio gli ftalati sono stati messi in associazione con intolleranza glucidica, obesità, diabete, perché lo ftalato può interferire con il recettore dell'insulina. E soprattutto quello che vedremo poi in un secondo tempo, ma ve lo anticipo, molti di questi, anzi, vedrei che la maggiore preoccupazione che c'è al giorno d'oggi è che questi composti possono agire attraverso dei meccanismi epigenetici. Cosa vuol dire epigenetici? Vuol dire che sono in grado di andare a modificare la sequenza del DNA. E questo è qualcosa che va contro, l'epigenetica la conosciamo da un po' di anni, però un concetto di questo genere ci rompe in qualche modo rompe un assioma per cui le malattie che vengono trasmesse da generazione all'altra sono malattie genetiche, cioè malattie legate a dei difetti genici che possono essere ereditati in modo mendeliano, autosomico dominanti, recessivi, legati alla X o altre cose, o di tipo mitocondriale, quello che avete voi. Però ecco, in questo caso invece sono malattie che sono di solito sono state considerate delle malattie
quindi non trasmissibili, che invece potrebbero essere trasmesse con dei meccanismi che si innescano in fase embrionale o in fase neonatale e poi vengono trasmessi in questo modo per via epigenetica, quindi per trasformazione proprio del DNA della prole alle prole successive, quindi alle generazioni successive. Per fortuna in qualche modo ci consola, ma insomma bisogna poi trovare una via d'uscita, manca ancora una prova definitiva del rapporto causa-effetto nella patologia dell'uomo. Okay? E le associazioni significative tra livelli gestazionali di bisfenoli e ftalati con insufficienze cognitive e comportamenti aggressivi in modelli animali e con iperattività e disturbi dell'attenzione in bambini. Questi sono dei risultati degli studi che sono stati fatti recentemente, ma ripeto, non sono definitivi anche perché presentano molte contraddizioni con altri studi, cioè ci sono delle segnalazioni da una parte e delle smentite dall'altra. Un filo comune, per esempio nel caso del bisfenolo A, è che l'esposizione a basse dosi in utero e durante il primo periodo postnatale guasta lo sviluppo dei normali comportamenti dimorfici. Quali sono? Sono i comportamenti tipici del sesso maschile o del sesso femminile. Normalmente, per dire, ecco, il sesso, a parte i dimorfismi fenotipici sessuali esterni, quali sono? Il tipo di distribuzione del pelo nell'uomo e nella donna, le mammelle piuttosto che i genitali, così. Questi sono i dimorfismi sessuali per cui abbiamo qualcosa che salta all'occhio subito, per cui possiamo distinguere un essere di sesso femminile da un essere di maschile. Invece i comportamenti dimorfici sono quelli che, per esempio, nell'animale predispongono a, non so, alla protezione della prole da parte della madre dei cuccioli, o l'aggressività nel maschio, cose di questo genere, possono venire disturbate da queste sostanze perché agiscono come inibitori, per esempio, androgeni e stimolatori estrogeni. Quindi in questo caso ci possono essere, poi dopo Metella tu mi correggi se dico delle castronerie, perché tu sei un'esperta di maternità, infanzia e gravidanza, per cui io riporto le cose che sono state scritte, non è farina del mio sacco. Quindi l'osservazione più consistente e robusta che c'è nella letteratura più recente delle diverse specie di mammiferi, uomo incluso, ma soprattutto, ripeto, sperimentazione sull'animale, è che ogni volta che si esaminano entrambi i sessi, il sesso è una variabile fondamentale nel definire gli effetti di questo bisfenolo A sul comportamento. Cioè si è visto che proprio agisce esperimenti su embrioni di animali, di topini in utero, se esposti anche a basse dose localmente al bisfenolo, guastano il comportamento del neonato maschio, che per esempio diventa meno aggressivo, o del neonato femmina, fanno perdere per esempio la capacità di memorizzazione del percorso a cui vengono abituati, una serie di cose molto interessanti che io capisco soltanto parzialmente, ma che mi fanno capire che questi che hanno studiato queste cose utilizzano gli esperimenti, perché l'animale normale, se tu per esempio gli dici gli dai il percorso per andare a mangiare, impara il percorso e va sempre là. Ecco, condizionato però alla memoria di queste cose. Questi interferenti possono guastare questo tipo di comportamento, che è una cosa che è preoccupante effettivamente. L'esposizione di interferenti endocrini durante lo sviluppo non solo può danneggiare direttamente l'individuo esposto, ma anche la sua prole delle future generazioni. In questo caso si parla di eredità transgenerazionale, quindi un nuovo paradigma di cui vi parlavo prima, delle malattie non trasmissibili, cioè dell'origine evolutiva di un essere malattie. Quindi che cosa intendiamo dire? Intendiamo dire che se queste trasformazioni sono trasformazioni, vedremo, epigenetiche, possiamo pensare che queste condizioni potrebbero essere in futuro trasmesse a generazioni successive, non limitarsi semplicemente alla prole iniziale. Cioè i figli dei figli e i nipoti, i nostri nipoti, i nostri nipoti, i pronipoti. L'incremento mondiale di disabilità dello sviluppo neurocomportamentale, autismo, ADHD, depressione infantile, disturbi sociali, dislessia, è stato correlato con dei chimici industriali che agiscono come neurotossici sul cervello in via di sviluppo. Vi dico che ho letto un po' di cose recenti, giusto per curiosità, e queste cose non sono confermate. Diciamo che ci sono
dei dati che possono far pensare una cosa di questo genere, ma prove definitive ancora, che io sappia, non ce ne sono. Allora, ne parliamo poi dopo. Molte di queste patologie hanno registrato un sensibile aumento negli ultimi decenni. Sono tra le maggiori cause di morbidità e mortalità nei paesi più economicamente più sviluppati. Pertanto è logico dire che se continuiamo a permettere questa esposizione umana a sostanze chimiche, questo è un minimo di utopia, ci vuole un messaggio che ci dia la speranza e la volontà, anche se capisco che la cosa sia molto difficile, questo può influenzare la sostenibilità del regno animale e della popolazione umana. Cioè, le solite cose, gli scienziati ci dicono determinate cose, poi chi dovrebbe trasferire queste cose, che siamo noi poi alla fine, in prima persona, fanno fatica a poterlo eseguire. Poiché la natura, è scritto con la N maiuscola, perché mi sembra che in questo caso sia, in qualche modo, abbia una valenza, diciamo, soprannaturale, magica, agisce di nascosto e noi non siamo in grado di identificare per tempo gli effetti degli interferenti endocrini, è importante che non aspettiamo evidenze conclusive prima che tutto questo danneggi la popolazione umana. Questa è una frase che mi piace molto, nel senso di dire, se aspettiamo di avere le prove concrete che questo avviene e noi invece non cominciamo a produrre atteggiamenti che siano in grado di contrastare questo tipo di inquinamento, chiamiamolo così, del nostro pianeta, a questo punto evidentemente arriveremo troppo tardi, quando ormai i giochi saranno fatti. Quindi questa review, che mi sembra molto, molto ben centrata in questo argomento, dice: è fortemente necessaria una più efficace comunicazione tra scienziati, leader di impresa, regolatori politici, per facilitare decisioni basate sulle evidenze scientifiche. Io quando sento queste cose mi metto a ridere per non piangere, nel senso che poi sappiamo che il trasferimento da parte della politica di quelle che sono le raccomandazioni degli scienziati, effettivamente poi in questo momento lo sappiamo bene, perché se ne rendiamo conto in via diretta, è veramente molto difficile. E detto questo, insomma, passiamo a qualcosa di più allegro. Allora, no, allegro no, ma insomma, le aree critiche, questa è l'Endocrine Society, che nella revisione che è stata fatta nel 2015 delle aree critiche, qui parliamo più strettamente di endocrinologia, in cui le evidenze sono più robuste, quindi vedete che evidenze più robuste non vuol dire che siano già certezze, ma sono praticamente quasi tutti i capitoli dell'endocrinologia: l'obesità e il diabete, sistema riproduttivo femminile maschile, tumore ormonosensibile nelle donne, cancro della prostata, malattie tiroidee, sistemi che regolano il neurosviluppo, e qui ci sono anche sistemi endocrini, ma soprattutto sistemi neuroendocrini, per esempio pubertà, per esempio crescita, perché sono sistemi neuroendocrini. Attualmente, allora, veniamo un po' qua, questa diapositiva che è prestata gentilmente dall'amico Marco K, mi sembra molto bella, perché quando si parla di pubertà, io in effetti quello che ho pensato di dire, facciamo un esempio, che a me può essere più vicino, perché noi endocrinologi pediatri ci interessiamo di crescita, pubertà, di tiroide, tutte queste cose. Quindi la pubertà può essere anche qualcosa di un pochino più vicino a noi, anche come endocrinologi pediatri, anche perché qui qualcosa è stato detto e fatto, quantomeno a livello ipotetico e a livello di teoria, ma molto suggestiva. Quali sono i fattori che in qualche modo influenzano la pubertà? Mi spiace che c'è questa parte sopra, non si riesce a vedere il titolo, ma comunque vabbè, ve lo dico io. Chiaramente i fattori genetici sono quelli che hanno la parte principale, e lo vediamo perché è facile intuire, è più facile che una bambina che ha un menarca anticipato, non dico precoce, ma anticipato, abbia avuto una mamma, una nonna, qualcuno, zia, che ha avuto anche lei un menarca anticipato statisticamente, ovviamente non nel singolo individuo. Etnie, per esempio, si comportano diversamente, perché per esempio nei paesi del nord il menarca è un pochino più in là rispetto a quelli dei paesi mediterranei o paesi del sud. Per esempio questo c'è, statisticamente lo si vede anche in Italia. Poi una grossa parte la fa nutrizione, sicuramente anche quella ha avuto, sono stati fatti degli studi in cui si è messo in relazione nutrizione con la pubertà. Altre cose, lo stress, il clima, riproduce buio, specialmente gli animali in questo caso. Ma gli interferenti endocrini hanno una parte per adesso molto bassa, però ci sono dei dati che
in qualche modo coinvolgono i nostri interferenti endocrini e in questa cosa. Prove del ruolo dei fattori genetici ce ne sono, per esempio correlazione tra età alla quale la madre e il figlio raggiungono la pubertà, correlazioni tra gemelli che indicano come il 70-80% della variabilità dei tempi della pubertà possono essere spiegati da fattori genetici. Questi studi di Parà, per esempio, che sono del gruppo del Bourguignon, professor Bourguignon del Belgio, che ha studiato tantissimo da tanti anni la pubertà, e sono tutti i lavori che sono venuti fuori e che tuttora escono, poi vediamo più recenti, che hanno cercato di spiegare la variabilità di queste correlazioni tra pubertà e fattori genetici. Studi di popolazione mostrano che l'età dell'esordio puberale varia secondo i gruppi etnici, quindi evidentemente qualcosa di genetico ci deve essere. C'è anche un possibile ruolo nel timing della pubertà, quindi il peso corporeo, l'età di esordio puberale, bambine con l'età precoce al menarca sono più frequentemente obese, quindi fattori nutrizionali potrebbero essere interessati. Parlo sempre al condizionale potrebbero, cioè non c'è niente di certo in tutto questo, sono solo delle segnalazioni che ci fanno pensare a queste cose. Facilmente si arriva a dedurre che è più una questione multifattoriale che una questione dovuta a un solo fattore, ma tanti fattori che si mettono insieme. Però non tutti questi dati sono sempre stati confermati da altri studi. La dieta, per esempio, in questo studio inglese metteva in evidenza su questo gruppo di bambine molto numerose che quelle che prendevano avevano un introito più alto di proteine della carne, nella prima e seconda infanzia, potevano portare a un menarca più precoce. Ho sottolineato il MEI, nel senso che possono portare, ecco, quindi è sempre un'ipotesi non verificata da altri studi. Sempre il gruppo di Bourguignon, come vedete, dice come lo sviluppo puberale precoce e aumentata incidenza di promiscuità sessuale si è osservato in bambini migrati da diversi paesi dell'Europa occidentale. Questo l'abbiamo osservato anche noi. Molti bambini che migrano nei nostri paesi tendono ad avere un più precoce sviluppo puberale. E queste variazioni del timing della pubertà sembrano derivare da interazioni di fattori ambientali indipendentemente da suscettibilità genetica, in quanto comuni bambini migrati da vari continenti e appartenenti a diversi gruppi etnici. Allora, cosa significa questo? Vediamo. Se prendiamo i bambini che vengono adottati da altri paesi, noi abbiamo avuto la possibilità di vederne tanti perché ne sono venuti specialmente nei decenni scorsi, adottati da paesi come l'Etiopia, come la Somalia, l'Africa e da altre parti del mondo. Quali possono essere le ragioni per cui noi vediamo una pubertà precoce? Cioè, tutti questi bambini arrivano, soprattutto queste bambine arrivano e improvvisamente sbocciano come dei boccioli che improvvisamente fioriscono. A età che non sono adeguate all'età in cui noi vediamo normalmente la pubertà o che assomigliano molto all'età in cui vediamo la pubertà precoce, 5-6 anni. Uno, l'età non è sempre attendibile, sappiamo che in questi paesi non esistono anagrafe e si inventano l'età, nascono, non sanno. Se voi chiedete a tanti, si chiedevate a tanti di questi figli, non sapevano quando era nato. Ma per esempio, età anche non dichiarate, ma non reali, nel senso che molti paesi, pur di far adottare il bambino, cambiano l'età. Fattori etnici, certo, sicuramente popolazioni, tribù di una certa parte di un paese possono avere delle caratteristiche diverse. Noi abbiamo fatto uno studio multicentrico sull'età del menarca in Italia, abbiamo visto che l'età media del menarca in Italia, perché si parla di fine degli anni 90, è di 12,4, cioè 12 anni e 5 mesi media nel sud, nel nord e nel centro. Nel sud è un pochino prima, quindi di 12 anni e un mese. Non è una grande differenza, però evidentemente qualche fattore anche più strettamente legato a una situazione geografica può esserci. Ma ci si chiede ovviamente se, ecco, per esempio, il passaggio da un ambiente sfavorevole, questi bambini che sono magari in un orfanotrofio, mangiano un'alimentazione assolutamente inadeguata e che poi arrivano da noi, vengono presi, vengono ben nutriti, amati, coccolati con i figli di più, e quindi si trovano in una situazione di grandissimo vantaggio, fioriscono improvvisamente. Allora noi
ci chiediamo se possono esserci anche dei fattori ambientali. E qualcuno ha visto che alcune sostanze che sono state studiate più delle altre, come il DDT e i derivati, che dovrebbero essere banditi in Europa e negli Stati Uniti, ma sono ancora presenti in vari paesi del mondo in via di sviluppo, agiscono come agonisti estrogenici o come antagonisti androgenici, quindi possono avere degli effetti sugli ormoni sessuali perché hanno delle azioni mimetiche o inibitorie. Uno dei primi a essere studiato dei bambini è stato questo derivato da DDT. Questo derivato da DDT in bambini immigrati era presente in bambini immigrati, ma era assente, per esempio, in bambini nativi del Belgio, questo sempre studiato gli altri. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che, evidentemente, se noi dovessimo trovare che i bambini che hanno questo derivato nel loro organismo hanno una pubertà più precoce rispetto a quelli invece nativi che ce l'hanno normale, oppure che hanno una frequenza di pubertà precoce maggiore rispetto alla popolazione invece ospite, cioè la belga, allora evidentemente vuol dire che questi interferenti possono avere un meccanismo che agisce in questo senso. E si sa, e questa è una teoria che loro hanno, questo gruppo ha ipotizzato, ma ve la racconto semplicemente perché è un esempio di tante teorie che si possono, che sono state fatte, perché sarebbe troppo lungo raccontare tutte, non ne sarei in grado perché non è il mio campo di interesse, però insomma sono cose che sulla pubertà ci sono meccanismi nel DDT che, come l'estradiolo, quindi ha un'azione agonista nel confronto dell'estradiolo, è in grado di promuovere la maturazione ipotalamica, però ha un feedback che inibisce a livello ipofisario la produzione di gonadotropine. Cioè praticamente cosa succede? Io so, quindi ve lo dico in modo semplice, poi lo spiegherà meglio eventualmente la mia collega specialista. L'ho detto, scusami se dico la cosa così banalmente, ma insomma, voglio dire, cosa succede? Che normalmente gli ormoni femminili, gli estrogeni, hanno un meccanismo di retrocontrollo sulla parte alta, cioè sotto il cervello c'è l'ipotalamo, l'ipotalamo spinge fuori dei neuroormoni che vanno a stimolare nella ghiandola ipofisi, la ghiandola che ben conoscete che sta sotto il cervello, che è quella che produce le gonadotropine. Le gonadotropine sono degli ormoni che vanno a stimolare i testicoli del maschio e le vaie nella femmina. Per farla breve, nella femmina gli estrogeni vengono prodotti sotto lo stimolo di queste gonadotropine, però quando raggiungono un livello sufficiente hanno un effetto di inibizione nella produzione di questi ormoni sopra, come fosse è un feedback negativo, si dice, come se fosse un termostato che viene messo a tacere perché è aumentato il calore. Se si abbassa, il termostato ricomincia a funzionare. Possiamo stare che esiste un feedback positivo, che è quello che fa venire l'emulazione, ma questa è una cosa diversa. Allora, se queste sostanze hanno un effetto simile a quello degli estrogeni, è possibile che in queste bambine, là nel loro posto, dove sono, nell'Africa, dovete voi, in Sud America, eccetera, eccetera, in questo posto possono avere per più anni una inibizione, non da parte dei loro ormoni interni, ma da qualche inquinante che loro hanno, per esempio questo derivato di DDT. Una volta che avviene la migrazione in un paese dove questa sostanza non c'è più, quindi sparisce, viene eliminata dal sangue, viene emunta praticamente, allora a quel punto li ricomincia il meccanismo automaticamente e in qualche modo scoppia la pubertà. Questa è un'ipotesi che hanno fatto questi studiosi. Se questa è, scusate, vediamo se riesco, ecco. Se questa è... Fermami se sbaglio troppo in là. No, altri 5 minuti. Altri 5 minuti. Ecco, no, non dimmi tu perché io sono... Se vanno troppo in là, quindi, quando sono nel loro paese, vedete che c'è una stimolazione da parte di questi interferenti endocrini sull'ipotalamo e c'è invece un'inibizione sull'ipofisi. Nel momento in cui si spostano nel paese invece ospite, questa non c'è più, quindi questo meccanismo, vedete queste rotelline, vuol dire qui funziona, questa invece qui no, e qui comincia a funzionare, per cui parte la pubertà. Questa è un'ipotesi che hanno fatto, ovviamente, che è stata in qualche modo studiata. Adesso io salto una serie di cose perché altrimenti non ne veniamo più fuori. E qui si parlava anche di fitoestrogeni, che sono sostanze anche loro a effetto estrogenico, ma hanno sia effetti positivi
ma e negativi, ma anche positivi, per esempio sono protettivi nei confronti del carcinoma della prostata, della mammella, dell'intestino e altri, quindi sono sempre sostanze estrogeno simili che stanno nell'ambiente che noi possiamo venire in contatto perché le assumiamo con l'alimentazione o con altre vie. E qui adesso concludo con questa parte. Quel modello che avete visto è semplicemente un modello, non è chiaramente dimostrato, però è molto suggestivo di quello che può fare un derivato di una sostanza come il DDT sulla pubertà, sul timing della pubertà. E vi dicevo che studi recenti invece sottolineano il ruolo cruciale dei meccanismi epigenetici nella regolazione della pubertà e gettano una nuova luce sui possibili effetti di fattori ambientali. Cosa sono i meccanismi epigenetici? Per fare molto breve, i cromosomi sono formati dal DNA. Il DNA non è altro che una catena, sapete che c'è la L, doppia elica e così via. Comunque qui è semplicemente schematizzata, dove ci stanno le sequenze geniche, ci stanno quindi tutte le varie basi che formano i geni. I geni cosa fanno? Servono per dire all'organismo, costruisci costruisci questo individuo che deve avere gli occhi scuri, i capelli neri, piuttosto che gli occhi chiari, e quindi producono tutte le caratteristiche genetiche del nostro organismo in tutto e nella sua loro globalità, perché questa cosa è scritta nel codice genetico. Questo codice genetico è una sequenza che non fa altro che essere letta e produrre le proteine che vengono prodotte in base a questo codice, che vengono a far parte del nostro corpo. Questo gomitolo di DNA non è che se ne sta lì libero così, ma viene praticamente nella cellula, è coricato, adagiato su dei grossi corpi, praticamente sembrano quasi come se fossero dei gomitoli, che si chiamano istoni, stanno dentro della cellula. E questi istoni non è che siano semplicemente un posto dove si appoggia il DNA, ma è un posto dove il DNA viene anche in qualche modo sistemato in modo che alcune parti del DNA rimangano nascoste perché potrebbero essere delle parti che invece non devono essere lette e che quindi presentano delle sostanze che sono dei repressori di geni che potrebbero per esempio essere stimolatori del cancro, della carcinogenesi. Sto semplificando molto, ma voglio dire, sono dei gomitoli su cui sta il DNA e questo rende possibile la esposizione delle sequenze buone e l'oscuramento delle parti che non dovrebbero essere, che è meglio che non vengano tradotte. Per cui, se ci sono delle sostanze che alterano questo tipo di situazione, come per esempio sostanze che metilano o alchilano, che attaccano dei gruppi chimici, si chiamano metili e alchili, al DNA, questo cambia la sequenza esposta del DNA e potrebbe portare a reprimere, o inibire o nascondere sia geni buoni sia geni cattivi. Lo sto dicendo in modo molto, molto banale, ma è per far capire bene cosa vuol dire. Quindi questo, poi dopo, cosa succede? Che viene trasmesso la prole. Quindi la prole avrà praticamente questa sequenza che è stata alterata dagli interferenti endocrini. Ecco perché ci può essere una situazione di una trasmissione transgenerazionale di malattie che che sono conosciute come malattie non trasmissibili, abbiamo visto prima, varie malattie del sistema endocrino e non solo del sistema endocrino, e che invece possono essere a questo punto trasmesse per via transgenerazionale per meccanismi di questo tipo. Chiudo semplicemente che, perché altrimenti sforo, quindi perché credo di aver detto un po' tutte le cose che volevo dire. Questi interferenti, secondo la teoria sempre, vedete che è stata rinnovata, di questi studiosi belga, che è preso in prestito, quali sono? Che, per esempio, i fattori genetici o i fattori alimentari, come dicevamo prima, ricordate, fattori quindi ambientali,
hanno un impatto sulla pubertà e il meccanismo preso in evidente centrale, l'avanzamento nel timing medio della pubertà femminile in questo caso, è il paradigma classico, al quale si è sovrapposto quello degli endocrine disruptor, cioè quegli interferenti endocrini, oltre a quelle altre cose che abbiamo visto prima, cioè lo stress e altri problemi, che agiscono come fattori epigenetici, quindi non hanno più soltanto l'impatto sulla prepubertà come era prima, ma hanno un impatto anche nella vita fetale e neonatale. E quindi c'è un cambiamento come quello che abbiamo visto nelle bambine col DDT, che va a portare a meccanismi che possono impattare non soltanto la nascita, ma anche successivamente, con meccanismi di tipo di interferenza endocrina. Basta, quindi io quello che voglio finire di dire è che questa è ancora una teoria, che gli interferenti endocrini possono agire a livello di gameti, possono agire a livello di vita prenatale e di vita perinatale appena nati, e questi qui potrebbero essere quelli che poi portano ai famosi meccanismi transgenerazionali. E ovviamente quello che sottolineo è che questa è un'ipotesi potenziale ed è una teoria. Per cui, per quello che possiamo dire, è che centinaia di lavori, da una parte di scientifici di ottimo livello, mostrano che gli interferenti endocrini sono in grado, in particolare durante lo sviluppo, di modificare meccanismi biologici che sono la base della patogenesi di varie malattie nella fase postnatale, ma dall'altra, a meno che non si verifichino eventi accidentali significativi, Seveso, il reattore nucleare, eccetera, che determinano quindi elevati assorbimenti di queste sostanze che possono quindi modificare o produrre carcinogenesi e così via, e però è difficile poter provare nel singolo individuo il rapporto causa-effetto. Molti di questi lavori che sono stati fatti in letteratura sono lavori retrospettivi, molto spesso, hanno dei limiti metodologici, non sono in doppio cieco, non sono controllati, sono retrospettivi, quindi è difficile che possano essere veramente, però non tutti sono così, ma molti di questi su cui si basa sono così. E molto spesso sono in contrasto fra di loro, per cui è difficile poter in qualche modo arrivare ad una conclusione. Ripeto che quello che dicevamo prima, poiché la natura agisce di nascosto e noi non siamo in grado di identificare per tempo gli effetti degli interferenti, è importante che non aspettiamo evidenze conclusive prima che tutto questo danneggi la nostra popolazione. Questo è quello che è poi il discorso. Per cui noi siamo i primi che potremmo fare una serie di azioni tutti i giorni, che voi sapete benissimo perché ve le dicono da tutte le parti, per essere più amici di questo pianeta, in qualche modo di difenderlo ed evitare quantomeno di avere dei comportamenti che vanno contro questa finalità ecologica. Ce ne sono tanti anche di scelte che si possono fare, sono teoriche, molti paesi già le fanno. Noi le facciamo un po' di meno, ma ecco, quello che voglio dire è che se ciascuno di noi in prima persona comincia a fare qualcosa di questo genere, io vi lascio lo schema qui, ma li trovate dappertutto, perché poi è un po', diciamo, la parte ottimistica di questo discorso, che potrebbe sembrare terroristico, però dipende molto da noi, no? Perché se noi vogliamo il cambiamento, siamo noi i primi a doverlo attuare, e così altre persone lo attueranno, come diceva Gandhi, comincia tu a attuare il cambiamento che desideri per il futuro. Grazie per l'attenzione. Infatti io volevo chiedere da portare a casa, ma l'hai detto e sono riportati con me. Ah sì, dico, è ciò che è intuitivo, ma è difficile, ma sarebbe importante che questa cosa centrasse veramente un pochino in modo epigenetico nel nostro genoma. Nel senso che se noi dovessimo cominciare effettivamente ad attuare alcuni di queste misure, già cominceremo a fare qualcosa. Perché per esempio, non so, riutilizzare contenitori plastici, quindi invece di buttarli via e di buttare, va bene, fare la differenziata va bene, no? Quindi va bene fare la differenziata, va bene mettere la plastica con la plastica, eccetera, eccetera. Però, se, per esempio, se cominciassimo a usare, non so, il sapone liquido, usare lo stesso contenitore
riciclati invece di, come dicevamo anche con, no, la tavola prima, che si potessimo usare lo stesso invece di buttarlo qui dopo, cioè, ridurremmo anche la produzione di queste sostanze. Non c'è bisogno di mettere la plastic tax. Saremmo noi i primi a mettere la plastic tax se dovessimo cominciare a usare di meno la plastica, per esempio. E via di seguito, non so, quante volte si prende l'automobile inutilmente, si potrebbe benissimo fare la strada a piedi. Questo sicuramente potrebbe essere, oppure usare, se lasciamo perdere in questo momento, i mezzi pubblici sarebbe un pericolo usarli, ma insomma, e via di seguito. Quindi, dicevamo prima, che non so, cioè ci laviamo i denti, facciamo scorrere l'acqua e continuiamo a lavarci, no, basta semplicemente più il rubinetto, magari il dentifricio, spegnere il rubinetto, chiudere il rubinetto, lavarsi e poi dopo riaprirlo. Una volta, cosa fanno per esempio, cosa fanno i marinai sulle navi, come facevano ancora tuttora? Non fanno scorrere l'acqua, mettono, riempiono il lavandino, si lavano con l'acqua del lavandino e poi dopo si disciacquano. Questo perché il risparmio è molto importante, l'acqua in questo mondo è molto importante, noi ce ne abbiamo ancora abbastanza, ma c'è chi non ce l'ha. Quindi no, per dire, sembrano banalità, ma in effetti poi sono le risposte da dare a livello individuale. E quindi adesso diamo la parola al professor Magni, per chi non era collegato, cioè non era in quest'aula prima. Dico appunto che il professor Magni è direttore della clinica pediatrica e esperto endocrinologo pediatra all'ospedale Gaslini di Genova. E quindi oggi, in questa sessione, ci parlerà della vitamina D, quindi dell'importanza di questa vitamina nella nostra vita, insomma. Allora, vado su share screen. Perfetto. Ok. Ci siamo. Grazie Cinzia, buon pomeriggio, buon tardo pomeriggio. E l'argomento che mi ha chiesto la signora Sacchetti è quello relativo alla vitamina D. E pensavo rapidamente di darvi un cenno storico, perché questa vitamina è iniziata miliardi di anni fa nel contesto di una evoluzione dove, durante la prima evoluzione dei vertebrati, questa molecola, che in realtà è prima inerte, diventa poi in secondo tempo ormone e risulta indispensabile, diventa essenziale per l'omeostasi del calcio e delle ossa degli animali terrestri, così via che si sono spostati quindi fino all'uomo. Che raggiunse la stazione eretta. Da ricordare che anche nel pesce, nel fitoplancton e nello zooplancton, la maggior parte anche delle piante e degli animali esposti alla luce solare hanno la capacità di produrre la vitamina D, perché la vitamina D deriva da una reazione fotochimica, quindi grazie al sole. La vitamina D quindi diventa estremamente importante per lo sviluppo, la crescita e il mantenimento dello scheletro durante la vita dell'uomo. E la funzione principale è quella di mantenere un equilibrio del calcio, e questo attraverso ruoli differenti, diversi, ma che rendono efficienti una serie di sistemi che vanno dal fegato all'intestino e al rene. Quando non siamo in grado di soddisfare il fabbisogno di calcio nel corpo, che è indispensabile per la vitamina D non fa altro che mobilizzarlo. Lo mobilizza da cellule che poi facilitano ovviamente la dissoluzione del calcio dall'osso fino al sangue. Quindi il tipico disturbo della carenza di vitamina D è stato osservato nel 1600 in Inghilterra. E questa malattia prese il nome di rachitismo ed è stata descritta da Gleason, e ovviamente si è osservata in un secondo tempo con proporzioni epidemiche nell'Europa settentrionale, nel Nord America, perché la sua sintesi, grazie al sole, ovviamente è variabile a seconda della latitudine in cui si vive. Allora andiamo a vedere questa vitamina D. Con il termine cosa si intende? Si intendono due forme, perché per non fare confusione, in natura ne esistono due: uno che si trova negli animali e si chiama vitamina D3,
o colecalciferolo, e l'altra è la vitamina D2 o ergocalciferolo ed è di origine vegetale. L'uomo è in grado ovviamente di sintetizzare la vitamina D3 partendo dalla cute, perché la cute, grazie all'esposizione al sole, è l'organo che fornisce il 90% della nostra vitamina. Ovviamente questa in parte si trova, come ho detto, sia nell'animale in forma di D3, sia nel vegetale in forma di D2, e di conseguenza ci sono alimenti che lo contengono maggiormente, e sono ad esempio il pesce, il salmone, l'olio di fegato di merluzzo, mentre nel mondo vegetale i funghi e broccoli. Però vorrei specificare e precisare che solo il 10% praticamente viene dall'esterno, dal mondo animale e da quello vegetale. Quindi se non consideriamo gli alimenti fortificati, perché voi oggi sapete, lo trovate ovunque, nello yogurt, nel latte, ma anche in altri alimenti, quindi può essere ritenuto trascurabile questo fabbisogno che deriva da quel mondo, perché il 90% della vitamina D deriva dall'esposizione solare. E questo è già un primo messaggio, perché la scarsa esposizione al sole, a seconda di dove si vive, i mesi invernali, o per credi religiosi, rendono un soggetto povero di vitamina D. Allora, cosa succede? Come si trasforma? Cercherò di semplificare questo. A livello della cute, quindi arriva il sole, arrivano i raggi ultravioletti e trasformano questo 7DHC, che non è altro che il 7-deidrocolesterolo, che deriva dal colesterolo, e questo è presente negli strati della cute. E il sole è in grado di trasformarlo in quello che è la previtamina D3. Quindi questa è instabile, che ha bisogno di alcuni passaggi, di alcuni step, per trasformarla attraverso questo meccanismo di termoconversione nel prodotto finale, che è la vitamina D3. Allora, una volta trasformato in vitamina D, quindi dalla pre-D3 alla vitamina D, viene grazie a una proteina legante, quindi nel sangue c'è una proteina che lo lega e lo porta al fegato. Quindi questo passaggio dalla cute al fegato è indispensabile, perché avverrà una reazione chimica, si chiama di idrossilazione, che trasformerà questa vitamina D in quella che è la 25-idrossivitamina D, che è il maggior metabolita circolante. Quindi questo è l'indice più accurato per valutare lo stato della vitamina D in un soggetto. E praticamente quando voi andate in laboratorio per verificare lo stato vitaminico, non fate altro che dosare la 25-OHD, che è questa la vitamina D. Però i meccanismi non si fermano qui, sono un po' complessi, ma cerco di semplificare. Quindi, uscita dal fegato, questa vitamina va al rene. Il rene che l'aspetta presenta un altro meccanismo che permette un'altra idrossilazione grazie a un enzima che si chiama 1-alfa-idrossilasi, ma non è importante ricordarlo, ma è importante ricordare che quell'ormone che viene dal fegato, una volta che arriva al rene sotto una forma, diventa la forma più attiva di vitamina D e si chiama 1,25 in onore all'enzima che si chiama 1-alfa-idrossilasi. Quindi da 25 diventa 1,25. L'1,25 poi non fa altro che andare a legarsi ai recettori della vitamina D, che sono sparsi ovunque, dappertutto, ma in questo caso specifico ci interessano quelli che sono localizzati sull'intestino, perché a quel punto favorirà l'assorbimento del calcio, e di conseguenza questo è un primo passaggio estremamente importante. È come dire, se io ho una malattia di malassorbimento, se il mio intestino è malato, potrebbe non assorbire più il calcio e di conseguenza posso diventare carente di vitamina D. Quindi questi passaggi dalla cute al fegato al rene poi necessitano di un altro ormone che si chiama
paratormone, perché deriva dalle paratiroidi. E questo è un ormone estremamente importante, ne avete sentito poco, però è un parametro che noi nella clinica in realtà lo utilizziamo per decidere anche in alcuni casi se dare o non dare la vitamina D. Il paratormone quindi ha un suo effetto perché il suo ruolo in combinazione con la vitamina D è di sentire qual è lo stato della vitamina D nel sangue e se è carente e di mobilizzare il calcio dall'osso, se invece è adeguato di non mobilizzarlo, favorisce soltanto l'assorbimento a livello intestinale. Quindi l'azione di questa vitamina D è assolutamente sinergica con col paratormone e questo è un aspetto che la stragrande maggioranza dei medici dimentica, ovvero giudica solo il livello di vitamina D, che in realtà da solo nei casi gravi è sufficiente, altrimenti necessita una combinazione sinergica di questi due ormoni. Quindi il paratormone, come ho detto prima, va sull'osso, ne stimola il riassorbimento di calcio da parte di alcune cellule e promuove anche il riassorbimento del calcio a livello renale. E di conseguenza questo si chiama omeostasi fosfocalcica, perché è in grado di mantenere dentro alcuni livelli che noi consideriamo indispensabili il livello del calcio, del fosfato e della vitamina D. Allora, per la nomenclatura è importante fare un po' di chiarezza, perché a volte si rischia di fare confusione fra le varie vitamine. Allora, calciferolo può essere chiamata sia la vitamina D2 che viene dal vegetale, sia la D3 che viene dall'animale. Ma anche ergocalciferolo per la vitamina D2. Vedete che a volte, sì, per quella che deriva dal vegetale, può essere anche confusa. E poi colecalciferolo, la vitamina D3, che in realtà si trova nei vertebrati. Quindi la nostra vitamina si chiama vitamina D3 e o colecalciferolo. Poi, quando andiamo sul fegato, il 25OH che ha subito quella reazione di idrossilazione può essere chiamato calcidiolo e quello a livello del rene si chiama calcitriolo. Questo magari a voi non interessa molto, però a volte si fa confusione nelle terminologie e le varie nomenclature che troverete talvolta anche sui bugiardini dei farmaci sono questi. Allora, come definire i livelli di 25OH o di vitamina D? Noi parliamo di livelli di 25 sufficiente quanto il valore nel sangue è superiore a 20 nanogrammi o superiore a 50 nanomole litri. Quindi bisogna stare attenti in base a come queste equivalenze vengono date dal laboratorio per giudicare il proprio stato, se è sufficiente oppure no. I livelli compresi fra 12 e 20 o fra 30 e 50 nanomole litro definiscono uno stato vitaminico insufficiente, mentre quelli inferiori a 12 è lo stato vitaminico deficiente. Quindi questi sono quelli che sono accettati oggi dal mondo internazionale, dall'American Academy of Pediatrics, quindi dall'Accademia Pediatrica Americana, eccetera. Quella tabella che vedete giù in realtà è quella che è uscita dal consenso italiano, che confligge un po' con quello che è lo stato delle prime tre indicazioni. Ma vi pregherei di considerare soprattutto le prime tre, perché altrimenti un certo abuso o una certa difficoltà nell'interpretazione diventa difficile. Quindi abbiamo inferiore a 12 deficiente, fra 12 e 20 insufficiente, superiore o uguale a 20 è sufficiente. Questi sono i tre messaggi più importanti da ricordare. Allora, come si valuta lo stato vitamina in un individuo? Se io voglio sapere se io sono carente in vitamina D, allora posso dosare, perché è importante dire questo, non devo, posso dosare la 25-idrossivitamina D o della 25-OHD.
Quindi questa è la richiesta che il medico fa al laboratorio per verificare lo stato vitaminico di un soggetto, che si tratti di un bambino o di un adulto. Quali fattori influenzano lo stato vitaminico D? Allora, partiamo dal neonato. Lo stato vitaminico D è influenzato dall'etnia, perché abbiamo sentito c'è una genetica che può avere un suo ruolo, dalla stagione di nascita, perché se nasco in inverno o nasco d'estate cambia, da novembre ad aprile è una condizione invernale, profilassi materna durante la gravidanza, perché il calcio è importante durante la vita fetale. Nei bambini e negli adolescenti lo stato vitaminico D è influenzato anche lui dagli stessi fattori che ho elencato, ma in aggiunta, in quello che vedete in nero, scuro, dall'indice di massa corporea e dall'esposizione al sole. Chiaramente perché gli adipociti, il tessuto grasso, è un tessuto che cattura la vitamina D. Quindi nel bambino più grande e nell'adolescente è importante anche la massa corporea. Allora, perché bisogna fare la profilassi con vitamina D nel primo anno di vita? È importante perché deve garantire un adeguato apporto di vitamina D, perché se un bambino è allattato al seno, il latte al seno contiene basse quantità di vitamina D, e abbiamo visto che nel 90% dei casi, nel 90% della quantità di vitamina D deriva dal sole. È difficilmente un neonato esposto al sole. È per quello che viene consigliato nelle stagioni di far, perlomeno in primavera e estate, di scoprire le braccia o le gambe a un bambino. Quindi uno scarso apporto nella dieta o un problema di malattia a livello renale, perché come vi ho spiegato prima finisce nel fegato, poi viene idrossilato a livello del rene, quindi è importante che uno non abbia né una malattia renale né una malattia epatica e che abbia un apporto di vitamina D sufficiente. Altrimenti cosa succede? Altrimenti andiamo a sviluppare rachitismo, quello che vi ho raccontato prima, che è stato scoperto da Gleason nel 1600 in un paese come l'Inghilterra, dove lo sappiamo bene che il sole non è moltissimo. Oppure si arriva all'osteomalacia, che dove l'osso diventa più suscettibile a dolori, a malformazioni, a fratture. E certamente nel sangue troveremo delle basse concentrazioni sia di calcio, di fosfato. Allora, queste sono le immagini di un rachitismo. Allora, questo è il famoso braccialetto rachitico. Lo vedete in un bambino di colore, lo vedete in un bambino meno scuro. E vedete cosa succede anche a livello delle caviglie, quindi sono delle caviglie rachitiche, oltre ovviamente alle deformazioni sia a livello delle ginocchia sia a livello delle ossa lunghe. Questo invece è rosario rachitico, come potete osservarlo. Ci sono delle bozze frontali che sono prominenti, c'è una ipotonia e ovviamente un'ernia ombelicale molto prominente in questo caso. Quindi clinicamente questi bambini raggiungono nella forma severa di ipovitaminosi D un quadro clinico molto evidente e molto classico. A livello radiologico non è altro che quello che vi ho fatto vedere a livello clinico. Quindi vedete a sinistra le gambe, quindi le ossa lunghe sono curve, e vedete a livello della mano, vedete che sono le deformazioni che noi chiamiamo a coppa, c'è una osteopenia, quindi un impoverimento dell'ossa di calcio, c'è uno sfrangiamento delle metafisi, quindi della parte del radio e dell'ulna, e certamente modifiche anche angolare per quanto riguarda alcune ossa delle ossa lunghe. Allora, come facciamo la profilassi nei nati pretermine? Quindi parto dal pretermine per arrivare all'adolescente. Il nato pretermine, certamente, quindi con un peso inferiore a 1,5 kg, si raccomanda un apporto di circa 200-400 unità di vitamina D al giorno per via orale. È ovviamente opportuno considerare l'apporto di vitamina D nella dieta, quindi se c'è una nutrizione parenterale va calcolato, se viene dato un latte materno fortificato va calcolato, ovviamente, oppure le formule per pretermine che contengono la quantità di calcio necessario. Poi, quando il neonato raggiunge un peso di 1,5 kg e si alimenta con un'alimentazione enterale totale, l'apporto va aumentato a 400-800. Questo fino
all'età di 40 settimane che noi consideriamo l'età del neonato a termine. Nel nato pretermine di peso invece superiore a 1,5 kg si raccomanda un apporto di circa 400-800 unità di vitamina D fino a 40 settimane. Dopo il concepimento e di un'età postconcezionale pari a 40 settimane, si consiglia di proseguire la profilassi con vitamina D secondo le raccomandazioni valide per i nati a termine. E arrivo alla diapositiva che segue. Quindi nel nato a termine si raccomanda di iniziare immediatamente la profilassi. La profilassi deve essere proseguita per tutto il primo anno di vita. E in assenza di fattori di rischio si raccomanda la somministrazione di 400 unità al D di vitamina D. Quindi sono due gocce di base, che ogni goccia contiene 250, quindi pare a circa 500 per comodità. In presenza di un fattore di rischio invece la dose va raddoppiata, quindi si passa a 1000 unità di vitamina D. Quali sono i fattori di rischio? Come ho detto prima, malassorbimenti, se un bambino ha una fibrosi cistica, se ha una malattia infiammatoria cronica, se ha una celiachia, se fa dei farmaci antiepilettici, se ha una malattia epatica, se ha una malattia renale, ovviamente sono dei fattori di rischio di cui noi dobbiamo tenere in considerazione per dare una profilassi a 400, a 500 unità o raddoppiarla. Qual è l'apporto giornaliero di vitamina D raccomandato a questo punto fra 1-18 anni? Allora, nei soggetti a rischio di deficit, la profilassi viene effettuata mediante la somministrazione di 600-1000 unità al giorno. E comunque volevo ricordarlo che è possibile prendere in considerazione una personalizzazione di questa profilassi, soprattutto in soggetti con scarsa aderenza, perché vorrei ricordarvi che questa è una profilassi che viene data ogni giorno, certe volte ci si dimentica e ovviamente certe volte ci si stufa e certe volte si cerca di recuperare in un giorno la dose o tre volte tanto, quello cosa certamente da non fare. Allora, per ricordarvi alcuni alimenti che lo contengono, vedete che negli alimenti non c'è molta vitamina. Lo è nel burro, lo è nella panna, ma lo è soprattutto nel pesce. Vedete che nel pesce, per 100 grammi di pesce, ci sono fino a 1500 unità. Il dentice, il merluzzo, l'orata, la sogliola, la trota, il salmone, ne contiene moltissimo e quindi è fino a vedete, è l'olio fegato di merluzzo che ne contiene 400. Cioè, in generale, gli alimenti non ne contengono tanto, ma alcuni alimenti ne contengono veramente tanto. Allora, a questo punto dobbiamo ricordare che noi dobbiamo prendere il calcio. E il fabbisogno di calcio nei primi 6 mesi di vita è di circa 200 mg al giorno. Tra 6 e 12 mesi è circa 250 mg al giorno. Quando si supera 12 mesi si parla di una quantità sufficiente quando supera 500 mg al giorno, insufficiente se compresa fra 300 e 500 e deficiente se inferiore a 300 mg al giorno. Per quanto tempo proseguire la profilassi con vitamina D? In caso di scarsa esposizione solare durante l'estate, la vitamina D può essere assolutamente sospesa, oppure potrebbe essere somministrata durante il periodo compresa tra il termine dell'autunno e l'inizio della primavera. Notate che l'esposizione al sole, a seconda della latitudine, permette certamente una trasformazione a partire della cute della vitamina in una vitamina attiva e di conseguenza non sempre si ha bisogno della profilassi. Laddove sono presenti fattori di rischio permanenti, la profilassi deve essere continuata per tutto l'anno. Come effettuare la profilassi nei soggetti che assumono farmaci interferenti? Questo è un aspetto estremamente importante perché ci sono molti bambini che hanno malattie croniche, soggetti in terapia con farmaci anticomiziali, per convulsioni, epilessie, corticosteroide, quindi soggetti trattati per malattia infiammatoria intestinale, per la presenza di un'artrite reumatoide o per altro, quindi questi in realtà devono
ricevere un fabbisogno maggiorato di circa 2-3 volte il fabbisogno di un soggetto che non ha fattori di rischio. Come somministrare la profilassi? Si raccomanda di effettuare la profilassi mediante una somministrazione giornaliera. La somministrazione che si tratti di vitamina D2 e D3 è parimenti efficace. Bisogna evitare di utilizzare alcuni analoghi dei metaboliti della vitamina D e questi non devono essere utilizzati perché espongono il soggetto e c'è un certo abuso di alcuni, non sono solo farmaci, ma di alcuni vitaminici, prodotti vitaminici che contengono questi metaboliti che espongono in realtà al rischio di ipercalcemia e non sono neanche in grado di mantenere o ripristinare le scorte di vitamina D. Quindi bisogna stare attenti e, come vi dicevo, non utilizzare questi metaboliti che sono in realtà comunemente utilizzati nella vita quotidiana. Quando dosare i livelli di 25? E questo è un messaggio. Non si consiglia il dosaggio rutinario dei livelli di 25 OHD prima o durante la profilassi. Quindi questo è un messaggio importante. Non è necessario andare a chiedere in assenza di fattori di rischio il dosaggio della vitamina D. Se uno segue le raccomandazioni, bastano quelli. Si consiglia in realtà la valutazione dei livelli di 25 OHD nei soggetti affetti da specifiche condizioni patologiche o in trattamento con farmaci, quindi solo per soggetti a rischio. Quindi il mio messaggio finale può essere riassunto in questa diapositiva, dove non c'è la necessità di misurare la vitamina D nel sangue se non ci sono fattori di rischio, assumere una quantità di vitamina D attraverso alimenti, che si tratti di vegetali ma anche animali, favorendo ovviamente l'assunzione di pesce in particolar modo durante la settimana, specie nelle stagioni invernali, per evitare che uno vada in rischio di ipovitaminosi D. E questa era l'ultima mia diapositiva e vi ringrazio. Ovviamente, se ci sono domande, sono contento anche di potervi rispondere. Grazie professore per la sua esposizione, sempre molto chiara. Bene, perfetto. Io, professore, non so se vuole rimanere con noi ancora per l'ultima relazione o se ci vuol salutare. No, vi saluto, se mi permette, è certo. Un appuntamento e quindi abbiamo tutto il pomeriggio dalle 2. Grazie, grazie. Grazie e mille. A presto tutti. Grazie mille, grazie ancora. Allora, a questo punto lascio la parola invece alla dottoressa Nutella Dei, che ci parlerà di fertilità e crioconservazione. Diciamo, questo è un tema che vale per tutti, nel senso per tutte anzi, nel senso che il patrimonio di cellule uovo che una persona ha questo curioso andamento, nel senso le cellule uovo e migrano e si piazzano a livello dell'ovaia e si moltiplicano durante la vita intrauterina, e lì c'è il massimo picco di ricchezza di questo patrimonio di cellule che chiaramente poi devono maturare per fare la loro funzione, ma numericamente diciamo il livello più alto è quando ancora una bambina è dentro la pancia della mamma. Già alla nascita, voi vedete, c'è già un piccolo declino, nel senso che alcune di queste sono state selezionate, riassorbite, e sostanzialmente poi c'è un calo progressivo nel tempo. E voi vedete, già a 18 anni c'è un calo, no? Noi, forse per quello che è il nostro mondo, siamo abituati all'idea che comunque, indipendentemente da situazioni cliniche specifiche, i figli si fanno a 40, 42, 45, ma in realtà è una nostra follia, nel senso biologicamente diciamo noi avremmo una situazione per cui diciamo la fertilità per raggiungere dei buoni risultati andrebbe giocata presto. E quello che in qualche maniera condiziona l'evento che viene chiamato
menopausa è proprio l'esaurimento a livello dell'ovaio del patrimonio dei follicoli, quindi è quello che determina delle variazioni anche ormonali. Questa è una situazione, diciamo, che è così per tutti e che pone a tutti, diciamo, l'idea di occuparsi della propria fertilità non troppo da grandi. Noi ora è chiaro che vogliamo parlare della situazione correlata invece a una sindrome di Turner. Sappiamo, abbiamo ormai imparato che comunque è un quadro molto eterogeneo e che anche la genetica non ci racconta esattamente quello che poi succede nel corpo dell'individuo, quindi non abbiamo una correlazione così precisa tra genetica e quelle che sono le caratteristiche cliniche. E diciamo, che cosa succede rispetto alla funzione riproduttiva? Beh, noi sappiamo che abbiamo delle persone che arrivano spontaneamente alla pubertà, che fanno la prima mestruazione e che mestrano per un po'. Questo succede di più se ci sono dei mosaici e se nei mosaici si conserva il braccio lungo del cromosoma X comunque. Però anche questa non è una regola, perché esistono situazioni di pubertà spontanea anche quando c'è un cariotipo 45-0 e quindi con altri tipi di situazioni. Noi sappiamo che non c'è proprio una regola così precisa, perché ci possono essere dei mosaicismi nascosti, per cui quello che è il patrimonio genetico, per esempio, dell'ovaia non è quello che uno va a vedere quando fa il cariotipo e gli altri esami sul sangue. Come si fa, diciamo, a capire prima questo, cioè non a stare a aspettare, no, magari 14, 15, 16 anni per vedere che cosa succede? Mentre prima non eravamo così sicuri, ora siamo abbastanza sicuri che c'è un ormone che noi possiamo dosare, che si chiama AMH, che vuol dire ormone antimulleriano, perché la prima funzione che aveva era una certa funzione all'interno dello sviluppo intrauterino maschile. Quella è stata la prima cosa che abbiamo scoperto, ma è un ormone che anche le donne producono, e come, che può funzionare come marcatore. Cioè noi sappiamo che ci sono dei livelli che ci dicono che dentro le ovaie ci sono dei microfollicoli che funzioneranno per un po', magari non per 20 anni, ma che funzioneranno per un po'. Quindi ora ci fidiamo abbastanza della possibilità di dosare questo ormone anche in persone prima della pubertà e ci dà, mai il 100% della previsione, per carità, però ci dà una certa idea di quello che sta succedendo. Questo, capite bene, è interessante per progettare quando iniziare una terapia, non quando non iniziare una terapia. Cioè abbiamo qualche elemento di previsione, diciamo, in qualche modo in più. Ed è abbastanza vero poi nel momento in cui arriviamo all'età appunto del menarca. Che cosa fare rispetto a un'ipotesi di fertilità? Noi abbiamo una persona che ha dei livelli di AMH abbastanza alto, indipendentemente anche dal suo cariotipo, dal suo aspetto genetico, che magari si pone il problema: ma io posso fare qualcosa rispetto alla fertilità? Molti studiosi, molti gruppi di ricercatori si sono interrogati su questo, dicendo: sviluppiamo un percorso. Quindi è possibile, in realtà, chiaramente va fatto presto, cioè nel senso in un'età in cui magari uno non è che proprio penserebbe a fare un figlio effettivamente a quell'età lì, ma occuparsene è qualche cosa che può essere fatto prima, facendo una consulenza presso centri specifici che si occupano di procreazione assistita, quindi di facilitare la fertilità. Tendenzialmente quello che viene fatto è un'ecografia, che serve andare a guardare e con degli apparecchi che adesso esistono a disposizione, anche per via addominale si può andare a guardare le ovaie e persino un po' vedere, contarli, no? Questi microfollicoli presenti.
si fa un dosaggio ormonale in maniera da individualizzare la situazione di quella persona e capire. Allora, uno può fare questa consulenza e gli viene detto: mi dispiace, non ci sono diciamo follicoli nell'ovaio. Allora, come dire, è chiaro che ci vuole un piano B. Il piano B può essere pensare a un domani di ricevere in dono degli ovociti o pensare a degli embrioni o pensare al percorso adottivo. Io parlo un attimo di più dell'altra opzione, che è quella in cui invece ci sono dei follicoli. A questo punto abbiamo varie ipotesi complesse, cioè non è un percorso facile, ma giusto a saperlo esistono varie ipotesi. Un'ipotesi è quella di procedere verso un percorso che fa sì che uno può andare a prelevare questi microfollicoli presenti nell'ovaia dopo averli stimolati e deporli, diciamo, in una banca con un ambiente particolare curato per la loro conservazione e riutilizzarli poi in un momento successivo. Un'altra ipotesi è quella che uno può scegliere di fare un microintervento, quelli sapete, in laparoscopia con le microottiche, eccetera, andare a prelevare un pezzetto dell'ovaia funzionante con i follicoli dentro e mettere, diciamo, in banca questo pezzetto di ovaia con i follicoli dentro. In situazioni particolari, quando questo succede in una persona grande, che ha già un partner, che pensa che sia la sua coppia, diciamo, probabilmente definitiva, è possibile anche prendere i follicoli, unirli in vitro agli spermatozoi del partner e mettere in banca degli embrioni. Perché dico questo? Perché biologicamente per ora, diciamo, hanno più possibilità di attecchimento, di portare a gravidanza degli embrioni congelati che non degli ovociti congelati. Quindi se uno fosse già grande in una situazione di coppia, si sceglie la via dell'embrione, ma è una via più rara da un punto di vista statistico, diciamo così. È chiaro questo? Allora, che cosa succede? Cioè, come si fa a crioconservare? Vi ho messo questa immagine vera di questi luoghi, diciamo, con azoto liquido per fare il freddo. Allora, intanto va fatta una stimolazione ormonale, non è che si fa, diciamo, un intervento di questo tipo per prendere un ovocita, si cerca di raccoglierne un bel po'. Quindi in realtà esistono dei protocolli di farmaci che vengono dati per far sì che nell'ovaia via via vengano spinti, diciamo, e quindi resi evidenti anche i follicoli piccolini piccolini che altrimenti non si vedrebbero. Viene fatto un prelievo in anestesia generale, che può essere fatto anche per via vaginale, ora dipende anche proprio da dove uno ha le ovaie, insomma da un contesto anche molto individuale. Si guarda questi ovociti che sono stati presi per selezionare i migliori e poi vengono messi in un procedimento particolare con dello zucchero sotto freddo in modo da fare quella che viene chiamata una vitrificazione, cioè vengono bloccati in quella fase lì di sviluppo iniziale e conservati. Bello, però ci sono dei però, intanto che non tutti gli ovociti si conservano, cioè in questo ambiente qualcuno si conserva e qualcuno non si conserva. Poi, non tutti gli ovociti conservati avranno un corredo cromosomico normale, quindi quello è qualcosa che uno poi dovrà andare a vedere, diciamo, e decidere cosa fare. Poi, non tutti gli ovociti conservati poi avranno la capacità di essere fecondati una volta che sono levati dalla banca, diciamo così, e messi a confronto con gli spermatozoi del futuro partner.
Ma anche quando tutto questo va bene, non tutti gli embrioni così fatti si impiantano poi in utero. Anche l'utero avrà bisogno della sua terapia per l'impianto. Ma qualcuno sì, cioè io vi ho detto tutti no, però ci sono anche quelli che vanno. Però non vuol dire che se uno mette via 30 ovociti poi farà 30 figli. Ecco, questo per chiarezza, nel senso che purtroppo si perde un po' di possibilità, anzi abbastanza, se ne perdono per strada. Guardiamo l'altra ipotesi. L'altra ipotesi è molto discussa, c'è abbastanza discussione, perché qualcuno ha detto, beh, ma se davvero c'è questo trend in calo, no? Per cui uno ha tanti follicoli prima e poi sempre meno, ma questo anche nei soggetti con la sindrome di Turner è così, noi potremmo partire prima, potremmo addirittura andare a prendere un pezzo di corteccia ovarica a 8, 9 anni, 10 anni, metterlo in banca e poi dopo valuteremo che cosa farne. Così facendo però si riducono un po' le chance di andare a mestruare normalmente, perché non si prende un pezzetto piccolino, si prende un pezzetto un po' più importante e quindi si perde un pezzetto di ovaia che potrebbe guidare alla prima mestruazione. In situazioni altre, ammettiamo uno ha già le mestruazioni da un pochino, viene fatto un intervento sempre in laparoscopia, si prende la regione più esterna dell'ovaio perché si sa che è quella più ricca di follicoli che devono ancora maturare e si spezzettano in alcune situazioni oppure si tiene l'ovaio tutto insieme e si mettono ancora una volta in banca. E poi che se ne fa? Perché uno dice, io ce l'ho in banca il mio pezzo di ovaio. Poi si sceglie un momento della vita successiva di questa persona in cui c'è un partner stabile, in cui c'è una situazione in cui c'è un desiderio di gravidanza, si valuta una serie di cose che poi magari accenniamo dopo o accenniamo in discussione e si può ritrapiantare questo pezzetto di ovaia nel bacino, ma anche da altre parti del corpo dove si crea una buona vascolarizzazione. E quindi che cosa succede? Questo ovaio comincia a funzionare, la persona mestrua per un po', a seconda di quanto è il pezzo di corteccia, mestrerà 6 mesi, 10 mesi, insomma, dipende, e a quel punto si facilita di solito l'ovulazione, se uno non ovula spontaneamente, in maniera da cercare un concepimento. Quello che va detto è che questo tipo di situazione è stata sperimentata e ci sono bambini nati per altre situazioni cliniche che non sono la sindrome di Turner, per esempio persone con tumori che devono fare una terapia che gli distrugge le ovaie, che allora fanno questo tipo di discorso, e qui abbiamo dei bambini nati diciamo con questa tecnica, mentre non abbiamo ancora bambini nati con questa tecnica in soggetti con sindrome di Turner. Quindi, pur essendo nelle linee guida della sindrome di Turner, cioè non abbiamo poi dei dati così evidenti dopo. Quindi, che cosa abbiamo di dati pubblicati su questo argomento? Noi sappiamo che negli ultimi 16 anni a 150 adolescenti con sindrome di Turner hanno messo da parte ovociti o tessuto, pubblicati, poi ce ne saranno altri non pubblicati che stanno in banche per ora silenziose che aspettano di vedere che cosa succede. Non abbiamo ancora dei dati solidi, quindi non possiamo dire degli ovociti messi in banca se il 16%, il 18%, questo non lo sappiamo, non abbiamo questa percentuale rispetto alla sopravvivenza, ma abbiamo 2 trial in corso, quindi 2 studi clinici in corso che stanno cercando di capire le caratteristiche proprio specifiche della crioconservazione nella sindrome di Turner. E poi abbiamo le linee guida che ci dicono che è importante parlarne, però, perché a non dire poi si fa sempre troppo tardi, quindi è un tema che deve essere buttato là già dal pediatra, dall'endocrinologo pediatra, non bisogna aspettare, no? tanto. Come dire, le linee guida per ora si pronunciano contro l'intervenire troppo presto, cioè di intervenire prima di un'età del menarca, quindi
l'ipotesi che io vi dicevo di mettere da parte una corteccia dell'ovaia nelle bambine è un'ipotesi sperimentale che però per ora, per motivi etici, perché non abbiamo abbastanza dati, non si fa, ecco, ve lo dico proprio onestamente, si sta cercando di capire meglio, diciamo, tutto il resto. Questi sono un po' i dati. Però teniamo ancora, parliamo ancora un momento della possibilità di donazione, perché quella di fatto esiste e esiste anche da noi. Teniamo presente che la possibilità di donazione di un ovocita, che poi viene unito chiaramente al liquido seminale del compagno o del marito, richiede alcune cose. Richiede il fatto di avere un utero giusto, delle dimensioni giuste, con una mucosa dell'utero in grado di accogliere l'impianto dell'embrione, e quindi può richiedere prima delle terapie ormonali, ma soprattutto richiede che uno, soprattutto richiede, cioè, ma è anche, diciamo, la cartina al tornasole del dosaggio che uno ha fatto di terapia estrogenica fin lì, perché se uno ha fatto di fatto una terapia estrogenica giusta per la sua età, l'utero è un utero normale, a cui magari si dà un'ulteriore spinta per qualche mese, ma è un utero normale, altrimenti bisogna fare degli aggiustamenti terapeutici. Come dire, quando uno fa poi questo tipo di procedura, cioè della fertilizzazione in vitro e dell'impianto poi nella cavità uterina di un embrione con un uovo di una donatrice, deve poi continuare una terapia ormonale per garantire poi il corso almeno della prima parte, diciamo, della gravidanza, e poi dopo c'è un proseguimento spontaneo, perché voi sapete che la placenta fa ormoni, quindi una volta che la gravidanza è partita, poi più avanti, diciamo, proseguirà per conto suo. Abbiamo delle gravidanze in sindrome di Turner ottenute con questa tecnica? Sì che ce l'abbiamo. Non tutti gli impianti arrivano fino al termine, quindi esiste una possibilità di abortività, ma esistono anche dati ormai pubblicati di bambini nati con ovocita donato, spermatozoo del compagno, terapia ormonale e poi gravidanza. Cosa è importante, diciamo, sapere? Che prima di tutto questo bisogna fare una valutazione precisa dello stato di salute di chi affronterà la gravidanza. Ora, in Italia su questo siamo abbastanza tutelati, in altri paesi dove ci sono centri di procreazione medicalmente assistita privati, ma non in una rete, diciamo, anche di controllo pubblico come è da noi, ci sono stati un pochino più di problemi, perché sono stati offerti questi trattamenti senza fare una valutazione adeguata prima della persona che deve andare incontro a una gravidanza. E il tema è soprattutto cardiovascolare, perché in gravidanza praticamente il cuore, diciamo, della donna deve aggiungere un 50% di funzione alla sua funzione di base, quindi bisogna che tutto funzioni bene, e in particolare è importante fare prima una risonanza magnetica della regione cardiaca per la valutazione dell'arco aortico. Questo ormai è un dato di fatto che è chiaro in tutte le linee guida, però siccome a volte le linee guida non vengono lette, diciamo così, è meglio anche saperlo. E poi è importante controllare la tiroide, perché se gli ormoni tiroidei non vengono adeguati allo stato di gravidanza, c'è per esempio un rischio di abortività. È importante controllare il metabolismo, in modo che, no, che magari uno si fa una gravidanza senza complicanze di diabete in gravidanza. È importante controllare la funzionalità renale, perché anche quella è messa alla prova durante la gravidanza. Quindi tutto si può fare, diciamo, le donazioni, però diciamo, sapendo bene qual è l'organismo che poi in qualche maniera la gravidanza deve sostenere. Io qui mi fermo, così se qualcuno ha fiato e non so, non troppa fame, può anche provare a chiedere qualcosa.
Allora, spero che mi sentite anche senza microfono, perché oramai è rimasto uno solo, ma no, penso che insomma questo intervento sia stato parte chiaro, ma anche molto interessante da parte di molti di voi presenti in sala, sia come genitori che magari come pazienti, no? Perché è un argomento che ritorna sempre questo, quindi ci tenevo proprio tanto che Metella potesse spiegarlo in maniera così chiara, in modo da così rispondere a qualche dubbio che qualche genitore poteva avere. Se avete delle domande, eccoci qua, eccola qui a disposizione, quindi fate tutte le domande che volete. Hanno proprio fame, mi sa. Vale anche dopo cena, domattina, cioè lo stesso, tanto io sono qui e non è che c'è bisogno ora di averle proprio sul pezzo, eh? Allora, come sostanze non differisce, eh? Però per esempio è stata fatta un po' di tempo fa una revisione, quindi si riferisce magari a persone che hanno fatto l'inizio, l'induzione della pubertà, non so, 10 anni fa, 15 anni fa, sugli uteri. E si è visto che in realtà, la terapia non aveva portato a uno sviluppo dell'utero, sufficiente a una gravidanza. Cioè, andando a vedere persone di 20 anni, 21 anni, no? Che avevano fatto il loro iter terapeutico, che facevano la terapia ormonale sostitutiva standard, io non mi ricordo la percentuale, ma diciamo intorno a un 35% di persone avevano un utero che risultava, diciamo, di dimensioni minori, a volte anche di morfologia leggermente diversa, eh? Questo valeva più prima di ora, no? Perché ora abbiamo imparato a usare gli estrogeni in sequenza, a aumentare abbastanza i dosaggi nell'età, diciamo, tra i 20 e i 30 anni, mentre prima avevamo un po' di paura, perché anche i ginecologi venivano dall'esperienza di curare con quei farmaci persone molto più grandi e quindi mi faceva un po' paura salire di dosaggio. Ora abbiamo più chiaro, no, quali sono i dosaggi, quali sono i livelli che magari dobbiamo controllare in una persona. Quindi i farmaci sono sempre estrogeni e retroprogesterone, ecco, grosso modo sono sempre questi, ma tendenzialmente qualche volta erano sottodosati, e prima anche dati con una sequenza non giusta tra estradiolo e progesterone. Rivedendo si capisce, quindi diciamo ora questo sarà sempre meno probabilmente. E anche un utero che fosse, come stava spiegando dottoressa, di dimensioni minori, può recuperare? Tendenzialmente sì. Viene fatto una terapia per un po', però allora ci vuole un po' di tempo di preparazione, con dei dosaggi molto più alti di estradiolo, e tendenzialmente si ha un recupero, non a 40 anni, io parlo di persone comunque più giovani, e si ha questo tipo di recupero. Quello che noi non sappiamo, ma lì proprio non lo sappiamo, è come dire, se questa situazione è ugualmente, il fatto di recuperare dopo, se è ugualmente sicuro per i processi che stanno intorno all'impianto, al fatto cioè che l'embrione si attacchi, diciamo, alla mucosa dell'utero. Questo noi credo che non lo sappiamo proprio, quindi non, diciamo, non si può dire, ecco. Però tendenzialmente la risposta è sì. Diciamo, però potrebbe esserci un rischio lievemente maggiore di abortività.
facendo questa cosa, diciamo, tardiva. E la terapia dopo, perché la riduzione della povertà è già più scontata, ma diciamo arrivare al dosaggio giusto per la persona fra i 20 e i 25 anni, cioè in quella fascia di età lì. Sì. Qualche altra domanda? Quindi è tutto chiaro, aperitivo. No, se... sì. Prego, prego, Esther. Secondo lei è il caso di fare qualcosa oppure no? Sì, cioè, una consulenza per esempio la può sicuramente fare, certo, bisogna che abbia, voglio dire, non è che si deve fare un figlio per forza, no? Però ecco, se lei però ha questo progetto, una consulenza lei la può comunque fare, certo. Io forse non è per la mia consulenza, perché me l'ho mostrato la mia accia, Ok, però se lei potrebbe valutare fare una consulenza con ecografia e dosaggio ormonale e capire se ha senso progettare qualcosa oppure no, secondo me in linea teorica sì. Bene, se non ci sono altre domande, allora a questo punto chiudiamo anche questa sessione del tardo pomeriggio.